chiaro che sono due delibere differenti, quella del documento unico di programmazione e quella del bilancio. L'una è propedeutica all'altra, però sono un tutt'uno perché innanzitutto con il novellamento dell'articolo 151 del testo unico è stato introdotto questo documento, che è il documento unico di programmazione, che poi è stato modificato con il decreto legislativo 126 del 2014. Attraverso questo documento, che va un po' a sopprimere, ed è questo il secondo anno che noi ci apprestiamo a discuterlo, ha soppresso la relazione previsionale e programmatica che noi tutti abbiamo sempre conosciuto. Il documento unico di programmazione è un documento che si compone di due sezioni, una prima sezione strategica e ha un orizzonte in qualche modo temporale, coincidente con il mandato del sindaco, quindi ha un orizzonte più ampio rispetto a quello che è la programmazione triennale, mentre quello operativo, poi c'è la sezione operativa, dove invece la sezione operativa ha un orizzonte temporale coincidente con il bilancio pluriennale. Nella sezione poi strategica sono sviluppate le linee chiaramente programmatiche dell'ente, dovranno essere definiti gli indirizzi generali, trovano appunto gli spazi, i programmi di spesa, di gestione del patrimonio, degli equilibri economico-finanziari e di cassa. Noi, tenuto conto di un aspetto fondamentale, perché il 2016 è stato l'anno a cavallo di due consiliature, e quindi, poiché c'è una continuità di amministrazione nella parte strategica del documento unico di programmazione, perché c'è una linea di indirizzo continua rispetto a quello che è stato il primo mandato, ci sono chiaramente anche le valutazioni del programma relativo al monitor dello stato, del monitoraggio e lo stato di attuazione del programma del primo mandato della sindacatura dei magistris. Quindi, è un documento che fa anche da raccordo da quello che è il primo mandato e un raccordo con quello che è il secondo mandato. Quindi questi sono gli aspetti fondamentali. In più dobbiamo dire che nella sezione operativa del DUP ci sono tre aspetti fondamentali, contiene tre aspetti fondamentali, il piano delle opere pubbliche. Innanzitutto, la Direzione delle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha fornito il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019, l'elenco per l'anno 2017 delle opere, quindi sono contenute all'interno del DUP. Poi, all'interno del DUP è presente il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il servizio demanio e patrimonio, quindi ha fornito quelle indicazioni e quegli elenchi concernenti il piano di valorizzazione e dismissione dei beni patrimoniali di proprietà dell'ente, che vengono quindi integralmente riportati nel DUP 2017-2019. In più, come terzo punto caratterizzante il DUP, c'è il programma e fabbisogno del personale. Qui è il servizio autonomo del personale che ha supportato questa attività e ha fornito la programmazione triennale del fabbisogno del personale che viene poi riportata completamente all'interno del DUP. Quindi questa è la struttura del DUP, poi porta all'interno della parte operativa, accompagna quelli che sono i numeri e le evoluzioni della programmazione triennale 2017-2019. Io ho cercato di predisporre un minimo di relazione che vi è stata trasmessa telematicamente, mi scuso perché ho visto ci sono degli errori di battitura, ma faremo meglio la prossima volta. Però all'interno di questa relazione si vuole comprendere sia la parte numerica, quella del bilancio, sia quello che è poi la programmazione dell'ente. Quindi c'è sia la questione legata a come si sviluppa la programmazione dell'ente, ma anche quelle che sono le linee strategiche che si è data questa amministrazione. È un anno, ed è un triennio, ma parliamo dell'anno perché partiamo col 2017, di particolare rilievo per tante cose. E io mi faccio accompagnare, mi scuso se leggerò un estratto di quella che è la relazione, non vi tedierò con tutta la relazione, però alcuni punti. Comunque, secondo me è utile che io li legga perché sicuramente darò maggiore anche trasparenza e spazio a quelle che sono poi le attività meritevoli degli assessorati, perché molto spesso l'assessore al bilancio conosce le dinamiche, i numeri, però poi di fatto gli sfuggono immediatamente la percezione di quelle che sono le attività. Quindi,
attraverso l'interrelazione tra il documento di programmazione e il bilancio nella sua genesi contabile, insieme queste due cose possono anche rappresentare un'attività importante che viene fatta, viene portata avanti. Poi c'è un'altra cosa da dire: non sempre le attività che vengono poste in essere dall'amministrazione generano numeri. Quindi molto spesso, e questa è una delle caratteristiche del sindaco De Magistris, la capacità di poter portare avanti attività e motivare le comunità e le collettività a fare azioni in sinergia e in collaborazione con l'amministrazione comunale che generano vivacità del territorio. Questa è una vivacità del territorio che ci sta riconoscendo l'intero sul piano sia nazionale che internazionale. E questo si fa veramente, si fa senza risorse, e si fa perché c'è la spinta motivazionale, la passione del sindaco innanzitutto, ma di tutta la giunta, ma devo dire che accompagna questa empatia anche i servizi, accompagnano anche i servizi. Quindi la collettività, i giovani e le comunità, le associazioni seguono le attività che noi facciamo, le promuovono stesso loro, arrivano al sindaco a portare tonnellate di promozioni, di progetti e di iniziative, e questo è motivo di una immagine che stiamo dando di una città in crescita. Noi abbiamo avuto, è stato presente ospite il sindaco De Magistris, un congresso nazionale della mia categoria, ma comunque ha scelto Napoli per fare questo congresso nazionale in stazione marittima. Io dopo ho avuto anche il feedback di ritorno di tutti i colleghi nazionali e devo dire che c'è stato veramente un riscontro positivo, perché loro hanno trovato una città vivace, cambiata e con uno splendore che forse prima non ha rappresentato in maniera adeguata. Penso che c'è tanto ancora da fare. E la complicazione sta nel fatto che quando poi mettiamo mano, anche se abbiamo passione e abbiamo tutte le motivazioni di questo mondo per portare avanti l'azione, poi di fatto ci scontriamo su quelle che sono le leggi contabili, le leggi di risorse, le leggi crude della finanza, che purtroppo molto spesso limitano e anzi addirittura pregiudicano per certi versi anche l'azione amministrativa di rilancio che questa amministrazione si è voluta dare. Pur in presenza quindi dell'acuisi, delle criticità già manifestatesi nel corso del 2016 per il combinato appunto disposto sia del progressivo taglio ai trasferimenti, perché continuiamo ad avere tagli ai trasferimenti, ulteriori 13 milioni, ma poi anche per un'entrata graduale che via via sta andando a regime della riforma della contabilità, dove ci impongono di allocare risorse e quindi sottrarre alla spesa risorse per fare appostazioni per un fondo di credito di dubbia esigibilità, la cui percentuale passa dal 55% al 70%, chiaramente crea, con tutte queste criticità, crea delle difficoltà, ma pur in presenza di queste criticità l'amministrazione presenta, io a mio modo di vedere, una programmazione 2017-2019, un po' per quelle cose che ho detto inizialmente in premessa, efficace e lungimirante sotto il punto di vista tecnico e coerente con l'indirizzo politico con il programma di mandato 2016-2021. Il bilancio è il frutto di un'azione politica che purtroppo deve tener conto pure delle difficoltà gestionali, frutto di eredità pregresse, perché questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, nonché del maturarsi di debiti straordinari per le varie gestioni commissariali che abbiamo ereditato e che abbiamo anche saggiato in quest'ultimo periodo, vedi quelli della ex legge 219 e quella relativa all'emergenza sui rifiuti in Regione Campania, ma che allo stesso tempo però ha una visione strategica di lungo periodo puntando su fattori e leve che consentiranno, a mio avviso, e lo vedrete anche su quei punti che poi, su cui mi soffermerò, che consentirà al Comune e alla città di fare un salto di qualità e centro di nuove esperienze, perché credo che quello che si deve oggi riconoscere al Sindaco De Magistris è questa capacità di generare nuove esperienze, e le nuove esperienze difficile, anzi quasi impossibile, lo dico da tecnico, generarle senza risorse. Generare nuove esperienze in un contesto così complesso, ma con una spinta spontanea da parte dal basso, secondo me è la novità che prima non abbiamo mai registrato nel corso di questi, almeno da cittadino io non l'ho mai registrato. Il 2017 rappresenta, devo dire, quindi tornando al tema contabile, il secondo anno in cui il documento viene redatto secondo queste nuove norme finanziarie che stringono col cappio alla gola l'azione amministrativa, specie per quelle che sono poi le esigenze correnti.
Uno sforzo di carattere amministrativo al quale si è dedicato con impegno la struttura finanziaria, ma anche tutti i servizi comunali che hanno collaborato alla definizione della documentazione propedeutica. Il contesto in cui ci muoviamo ormai da quasi una decina d'anni è quello di una crisi che per le sue caratteristiche, la sua durata, possiamo definire ormai strutturale, non più congiunturale. Quindi noi ci muoviamo in un momento di grande crisi con norme che generano questo cosiddetto effetto prociclico, perché se in una comunità, un ente che finanziariamente ha dei problemi perché ha responsabilmente voluto adottare un piano di risanamento, guardando non rispetto a quello che deve il tornaconto personale, ma rispetto a un ritorno per le future generazioni, io credo che è la cosa più difficile che si potesse mai immaginare di fare. Invece questo si sta cercando di fare, quello di migliorare il futuro delle nuove generazioni in una città che è complessa ma è unica al mondo. Non si può costruire, dobbiamo dire, il bilancio se non c'è certezza delle entrate, soprattutto poi in un ente soggetto a un piano di riequilibrio e di risanamento. Cambiano i governi, ma non cambia la tendenza a scaricare i costi delle manovre sugli enti locali erogatori di servizi ai cittadini, prima con i tagli dei trasferimenti e poi attraverso il minor gettito. Dicevo, anche quest'anno abbiamo dovuto registrare un taglio di 13 milioni, che chiaramente se facciamo calcolo di quello che sono i tagli a partire dal 2013, quindi non guardo 2011, ma guarda 2013, che è l'anno del piano di riequilibrio, l'anno in cui dove sono state dettate delle regole, dove ognuno si è assunto una responsabilità, un impegno, il governo si era assunto l'impegno di erogare col fondo di rotazione le risorse per portarci avanti nell'uscita dalla palude in cui era andata a finire l'ente, non l'amministrazione, l'ente, fino al 2011, c'erano state date quindi tutte le leve a disposizione, poi d'incanto sono cambiate, a attività in corso di risanamento, sono cambiate le regole del gioco innanzitutto e poi i trasferimenti. Noi solo se guardiamo solo al 2013, ma solamente il delta negativo tra anno e anno sono 115 milioni, se poi facciamo la somma dal 2013 arriviamo a 500 milioni, quindi questa città praticamente col piano di riequilibrio mancano 500 milioni, mancano 500 milioni nei servizi, mancano 500 milioni alla collettività, mancano 500 milioni alle istanze fatte dai cittadini, mancano 500 milioni a un ente che ha bisogno di quelle risorse per uscire dal guado. La conferma che le risorse a disposizione del nostro ente sono ampiamente insufficienti non viene quindi questa volta da votazioni basate anche sul buonsenso o sulla constatazione della sempre più evidente allargamento della forbice tra bisogni e risorse disponibili, ma anche dal calcolo, e questa è la cosa fondamentale, dal calcolo dei fabbisogni standard voluto dal governo. Cioè, anche facendo questo ragionamento, noi vediamo che gli enti sono strozzati, ma non lo dice l'amministrazione che può essere di parte, lo ha detto la Corte dei Conti nelle sezioni autonomia, dice voi state strozzando gli enti, non ce la fanno più, non potete immaginare di fare spending review sui comuni quando la spesa dei comuni incide del 12% sulla spesa complessiva generale dello Stato. Quindi noi stiamo ragionando su una spending review che ammazza i cittadini e basta, ma non genera quel recupero che ci chiede Maastricht in ambito europeo. Quindi è un ragionamento che non funziona, anzi addirittura paradossalmente genera un effetto contrario. È chiaro che quindi la conseguenza di tutti questi tagli ai trasferimenti, nonché chiaramente l'adesione al piano di riequilibrio, hanno imposto a questa amministrazione comunale di muovere tutte quelle leve poche, in barba a quelle che sono le leggi del federalismo fiscale, quelle poche leve a disposizione per arrivare ad avere un gettito adeguato per poter almeno garantire i servizi minimi. E in più chiaramente va in questa direzione anche quella delibera che abbiamo già assunto in Consiglio dell'abbassamento della soglia dello zocco dell'addizionale, perché quella ci ha consentito in parte, solo in parte, a colmare il gap di taglio di trasferimenti. Avremmo avuto completamente scoperti funzioni e servizi. Io parlo, guardo il welfare, magari una strada in meno può anche succedere, come è successo, un servizio. Però guardare nel welfare la carenza, l'insufficienza delle risorse avrebbe generato e comportato veramente grosse difficoltà.
Molti hanno già, e credo che questo sia un ragionamento che noi dobbiamo fare a prescindere da questo bilancio, cioè bisogna fare esattamente un'analisi del come viene calcolato il fondo perequativo, perché il fondo perequativo non funziona come sta, cioè non sta funzionando, non sta dando quello che dovrebbe dare, perché non è pensabile che da 514 milioni si scenda a 284 milioni. E poi diciamo, noi, lo Stato, perché lo dice la Costituzione, deve garantire i servizi minimi essenziali a tutti i cittadini italiani, dal nord al sud. Non è possibile. Non è possibile che un ente ha 1 milione dal 2011, 1 miliardo 008 milioni in meno di risorse arrivate a questo ente, a questa amministrazione, ai cittadini, no? Alla città, non all'ente in quanto tale. Ora, guardando un attimo la struttura del bilancio di previsione, essa quindi è fortemente gravata dall'onere derivante dal mancato recupero, viviamo quindi una situazione di difficoltà. Poi c'è un altro tema che va evidenziato. Il piano di riequilibrio ha funzionato e qui devo contraddire qualcuno che ha detto che non ha funzionato, perché ha funzionato bene fino al 2014. Nel 2015 abbiamo incominciato ad avere una battuta d'arresto. Tant'è che oggi, con le regole nuove, con il riaccertamento straordinario, abbiamo dovuto registrare una quota di disavanzo nel 2016, ulteriore rispetto a quello del 2015. Questa quota di disavanzo si è ritenuto di così come previsto oggi con le regole ordinarie, di ripianarlo nei 3 anni, quindi nell'anno 2017, poi 2018 e 2019. Anche questo, per esempio, è un aspetto di criticità. Come si può immaginare di calare all'interno di un piano, di un ente in predissesto che ha 10 anni, in un orizzonte temporale di 10 anni, deve fare un risanamento, dopo aver calato, cambiato le regole del gioco, perché si sono cambiate le regole del gioco, gli generi un disavanzo, perché di questo si tratta, perché se voi guardate poi, e poi ve lo rifaccio fare in evidenza, vi richiamo in evidenza la pagina 6 del nostro disavanzo, della delibera, pardon, della pagina 6 della delibera di proposta al Consiglio, pagina 6, voi vedete che c'è il prospetto del disavanzo. Voi vedete che abbiamo 4 colonne del prospetto del disavanzo. Abbiamo la colonna del disavanzo da piano di riequilibrio, la colonna del disavanzo da riaccertamento straordinario, la colonna della quota anno per mancato disavanzo, recupero di disavanzo, e quindi abbiamo il totale che ci porta a 81 milioni. Guardando la prima colonna, cioè quella a sinistra, che cosa ci dice? Ci dice che il disavanzo da piano di riequilibrio è pari a 25 milioni 680 mila. Sono 7 anni, fatevi un attimo la moltiplicazione e vi renderete conto che stiamo parlando di 173 milioni. Ma siamo andati in predissesto con 850 milioni di disavanzo, quindi qualcosa di buono è stato fatto. Oggi c'è un arresto a questa velocità, a mio avviso anche enorme, di recupero di questo disavanzo, perché ci sono le nuove norme contabili. Poi il presente bilancio è influenzato anche dall'ammontare di debiti fuori bilancio, quelli che ho richiamato in premessa, risultanti da questa ricognizione a tutto il 31-12 del 2016, che hanno fatto emergere posizioni debitorie per circa 245-246 milioni quasi, di cui ben oltre il 50% rappresentano le gestioni commissariali. Io sto facendo fare un lavoro non solo relativo a questa ricognizione, ma nell'arco temporale dal 2011 al 2016, per capire, perché oggi noi parliamo del CR8, oggi parliamo dell'emergenza rifiuti, perché sono valori importanti, li abbiamo assorbiti negli anni passati e non abbiamo detto nulla, ma adesso andiamo a fare un bello spaccato, andiamo a verificare quanto abbiamo già pagato per le gestioni commissariali per il terremoto, quanto abbiamo già pagato per l'emergenza rifiuti, perché si deve sapere che questa amministrazione, in piano di risanamento e di riequilibrio, sta anche affrontando e ha affrontato finora queste questioni straordinarie. Oggi i 246 milioni, che sono i 246 debiti fuori bilancio, il 60%, se non erro, rappresentano questo spaccato di gestioni straordinarie. Quindi capirete la difficoltà, e deve trovare finanziamento, perché troverà chiaramente questa ricognizione sarà poi proposta al Consiglio con un atto a parte, verrà chiaramente portata in Consiglio per il riconoscimento
di questi debiti fuori bilancio. Però oggi noi, coscienziosamente, responsabilmente e anche obbligatoriamente, devo dire, dobbiamo finanziare questi debiti fuori bilancio di 246 milioni attraverso questa manovra. Chiaramente immaginerete, se da un lato abbiamo un taglio di 13 milioni, dopo tutto quello che abbiamo subito, un taglio di 13 milioni, sono cambiate le norme contabili perché il fondo di credito più incipitato al 55% lo portiamo al 70%. Ci mettiamo un attimo 246 milioni, di cui 140 sono solamente gestioni commissariali, immaginerete bene che le difficoltà a gestire quelle che sono poi le esigenze della collettività primarie, perché veramente noi siamo arrivati ai livelli di spesa livelli di spesa incomprimibili, cioè noi siamo veramente ai minimi livelli, non possiamo più scendere sotto a questa soglia. Quindi questo è un grido d'allarme che io faccio, perché nel 2018 noi avremo grandi difficoltà, perché il 70% dell'FCDE diventerà 85%, perché sicuramente tutto quello che ci hanno detto, che i tagli dei trasferimenti non si faranno più, torneranno a farsi tagliare a trasferimenti. Allora di che cosa parleremo? Parleremo di un ente, ma questo ente, che non riuscirà ad ottemperare quelle che sono le istanze delle diverse collettività, dei cittadini e dei giovani soprattutto. Quindi credo che qualcosa si debba fare. Al centro, all'attenzione deve essere messa la riforma. La riforma della contabilità calata sugli enti preesistenti non può funzionare, li affossa, li fa morire e si porta dietro anche il paese. E se va in dissesto un comune come può andare, perché io so bene che altri comuni importanti come Torino stanno valutando di aderire al predissesso, quindi non stiamo parlando del sud, stiamo parlando anche del nord, quindi vuol dire qualcosa non sta funzionando nella riforma, qualcosa deve essere rivisitata, perché poi si dice, e lo diciamo perché io immagino già gli interventi sulla lotta all'evasione, bisogna fare lotta all'evasione. Ah, signori, ma ci rendiamo conto che la lotta all'evasione la dovrebbe fare innanzitutto lo Stato centrale, perché ha gli strumenti e i mezzi per poterlo fare, e oggi se avesse fatto una lotta all'evasione corretta e concreta probabilmente questi tagli di trasferimenti non l'avremmo fatto, e quindi l'istituto costituzionale della perequazione avrebbe dato risposte adeguate a quelli che sono i bisogni delle collettività, e gli enti i comuni sono chiaramente gli enti di prossimità che devono dare immediatamente risposte, sono chiaramente in frontiera per poter dare le risposte ai cittadini. Quindi altro punto che ho toccato è il fattore, un altro fattore esogeno è l'accantonamento al fondo credito per esigibilità, che quest'anno sale a 151 milioni, quindi anche questo è un tema su cui chiaramente bisogna riflettere. Ora, io tralascerei la questione del piano di riequilibrio, che fa sempre, secondo me, a mio avviso, bene ricordarci come siamo andati ad aderire al piano di riequilibrio e quali sono chiaramente gli obiettivi che si era data l'amministrazione, ma credo che va ricordato che noi nel 2015 avevamo raggiunto tutti gli obiettivi. Tutto quello che era rimasto come obiettivo, perché gli equilibri di parte corrente, i tagli alle spese, ai trasferimenti, al personale, noi avevamo raggiunto tutto, mancava solo questo piccolo tassello che era quello dell'assorbimento del disavanzo e chiaramente anche abbassare fortemente la manifestazione dei debiti fuori bilancio. Noi, lo vedete anche nella relazione, io ho fatto un prospetto che in qualche modo vi rappresenta quello che è stato il piano di riequilibrio a partire dal 2011 fino ad arrivare al 2015. Fino al 2014 le regole erano uguali, con tutto che però c'erano stati fatti tagli fortissimi ai trasferimenti, noi eravamo scesi a 205 milioni di disavanzo. Applicando le regole vecchie anche sul 2015... avremmo avuto un ulteriore avanzo di gestione di 124 milioni, saremmo arrivati a 81 milioni di disavanzo, cioè una cosa bellissima, perché avremmo risolto il problema, cosa che avevamo già detto, noi siamo, perché noi eravamo convinti che il piano funzionasse, perché quelle erano le regole, sì, c'erano dei trasferimenti che venivano tagliati, ma noi stavamo andando in quella direzione. Purtroppo questo non è successo,
c'è stata la ricognizione, il riaccertamento straordinario, l'emergere chiaramente di questo disavanzo e quindi vi riporto a quella che è la tabella di pagina 6 della delibera di giunta comunale dove vedete che c'è la quota di disavanzo da riaccertamento trentennale che abbiamo fatto noi, ma hanno fatto tutti gli enti perché chiaramente il sistema di contabilità è cambiato per tutti, che ci porta chiaramente a un totale di assorbimento di disavanzo di 81 milioni all'anno. A questo si deve aggiungere purtroppo questo rallentamento che abbiamo avuto nel 2016 di ulteriore disavanzo generato e che deve trovare l'assorbimento, così come ce lo dice nel 188, nell'anno di competenza e nei 2 anni successivi. Quindi avete poi nella pagina numero 8, ma anche nella mia relazione, ora non ricordo la pagina perché io ho un abstract della relazione. A pagina 8 vedete come è strutturato il disavanzo e come viene invece, quindi come viene stratificato e modificato, così come è composto nei 3 anni e come viene poi coperto. Viene coperto con un piano importante di alienazioni, diverso, devo dire diverso rispetto al passato. Noi abbiamo con i servizi del patrimonio, con il gabinetto, con il dottor Auricchio, con la Napoli Servizi, si è immaginato un diverso modo di approccio al piano di dismissioni, perché andare verso una dismissione del patrimonio ERP, abbiamo verificato che poi tutto questo interesse e questa appetibilità all'acquisizione del patrimonio non c'è stata, oltre che chiaramente una mole di attività complicata per una società, per esempio, che sta al terzo anno di attività, ma al secondo di inizio di attività, quindi start-up in questa nuova funzione che noi gli abbiamo dato, in un mare magnum di archivi e documenti buttati lì alla rinfusa dal vecchio gestore che ci ha lasciato, non i dischetti, ma carte buttate, tir di carte buttate lì, quindi già è stata la difficoltà a creare un archivio. Abbiamo immaginato oggi un piano diverso di dismissione capace di con poche attività, ma sostanziale, di poter aggredire questa massa enorme di disavanzo. E quindi con un programma di alienazioni importante, e questo programma di alienazione vi è stato anche allegato con nel dettaglio nei documenti del bilancio. Abbiamo un programma di alienazione di circa 174 milioni nel 2017, 121 milioni nel 2018 e 124 milioni nel 2019. Diciamo che sbaglio perché la prima parte sono 3 milioni e 6, non sono alienazione, ma sono legate alle entrate correnti derivate dalla gestione, questa gestione dei servizi di illuminazione votiva che è stata messa questa entrata a presidio dell'assorbimento del disavanzo. Quindi questa è una parte che vi. Ora, se guardiamo, quindi io ho detto sui trasferimenti, forse ho sbagliato prima a dire una cosa, perché sui trasferimenti erariali, partendo dal 2013, dal 2011, il delta è 240 milioni, perché da 514 scendiamo a 2,30, esatto, 2,84, quindi ci sono 240 milioni di differenza, lo scalino è di 209, poi la somma ci porterà qui quelle cifre stratosferiche che vi ho detto prima. Questo disavanzo viene assorbito, lo trovate nella programmazione 2017-2019, assorbito con quelle alienazioni che vi trovate all'interno della documentazione. Nel 2017 173, 121 nel 2018 e 120 nel 2019. Se io ho detto in premessa una cosa, ho detto con tutte le criticità che ha questo bilancio, per tutti questi fattori che io chiamo esogeni rispetto a quelle che sono le dinamiche che, diciamo, insite dell'amministrazione, perché si sa quali sono le entrate, sì, si migliora, però chiaramente non è che si possono avere chiaramente accelerazioni supersoniche. Con tutte quelle criticità, devo dire che invece abbiamo, se guardiamo la politica degli investimenti di questo ente, vediamo che c'è una prospettiva diversa di lungo periodo, di grande dinamismo negli investimenti che verranno realizzati da qui al 2019. La spesa degli investimenti, quella da trasferimenti, si è ridotta fortemente, quindi l'amministrazione comunale
ha dovuto necessariamente andare a trovare le risorse, le migliori risorse negli strumenti a disposizione, quindi i fondi comunitari, i vari piani nazionali di intervento. Sul piano degli investimenti sono state attivate quindi delle leve diverse da quelle che noi abbiamo immaginato. Noi abbiamo, se voi guardate il piano degli investimenti, noi arriviamo a 1 miliardo 652 milioni di investimenti per progetti ben definiti, ma definiti e dettagliati che sono partiti e si completeranno da qui al 2020-21. Parliamo del patto per Napoli che conoscete bene, di 308 milioni, ma magari mi soffermo perché per dare anche trasparenza e anche informativa all'interno della relazione di che cosa stiamo parlando, anche per chi ci ascolta, per chi ci segue, perché ci sono, sentiamo patto per Napoli, ma non sappiamo di che cosa parliamo. Invece abbiamo il PON Metro 86 milioni, PAC Metro 33 milioni, il programma straordinario delle periferie 18 milioni, le Universiadi 16 milioni, il PON Infrastrutture 243 milioni, il POR FESR 273 milioni, il PON ancora infrastrutture 113 milioni, il patto per la Campania 50 milioni, l'FSC 400 milioni, fondo di rotazione 1 milione e 7, PAC Campania 2014-20 82 milioni. Questo attiva, esatto, questo programma di investimenti attiva 1 miliardo e 652 milioni di investimenti. I maggiori investimenti saranno innanzitutto destinati al completamento della linea 1 della metropolitana per il completamento dell'anello della tratta centrodirezionale Capotichino e per l'acquisto di nuovi treni. Questo è l'aspetto fondamentale. Vogliamo migliorare il trasporto, dobbiamo partire ovviamente dall'acquisizione della materia prima, cioè i treni. Altri importanti investimenti riguardano la periferia con il patto per Napoli, il programma straordinario periferie che finanzieranno l'abbattimento delle vele, ma anche la riqualificazione di Napoli Est. Il PON Metro rappresenta la svolta tecnologica per la sostenibilità dei servizi che si è data questa amministrazione di perseguire, oltre a numerosi investimenti a favore delle fasce anche disagiate e più povere. All'interno del PON Metro ci sono anche in finanziamenti per il welfare. Poi c'è il piano degli investimenti BEI. Io ne voglio dare menzione, sebbene non influenzi questo bilancio, ma ci sarà sicuramente una nuova delibera, perché è in consiglio di amministrazione la delibera di finanziamento per la prima volta, perché BEI non ha mai finanziato il comune ed è ben contento di farlo. Questo programma riguarda i servizi strategici della città in una visione organica e complessiva, che vanno dal trasporto pubblico alla pubblica illuminazione. Sapete, sta partendo ormai finalmente questo programma corposo di investimenti che va a coprire del 95%, va a cambiare il 95% di illuminazione della città. Vengono sostituiti i pali di sostegno, cambiano i corpi e le sorgenti luminose, cambia la visione e la percezione della città, anche in un'ottica di sicurezza, quindi migliorerà la sicurezza in città perché ci sarà una razionalizzazione dell'illuminazione in città e anche una valorizzazione perché andremo a valorizzare attraverso un'adeguata illuminazione quelle che sono le bellezze naturali e monumentali del nostro territorio. Quindi credo che sia importante questo aspetto. Saranno attraverso queste operazioni si farà rifacimento totale di molte strade cittadine, quindi si interverrà con manutenzioni straordinarie, quindi tutto questo all'interno del piano di investimenti BEI. Abbiamo avuto l'ultima interlocuzione la settimana scorsa con BEI, sta andando celermente, speditamente questa attività, non siamo riusciti in tempo a metterlo nel bilancio perché non abbiamo gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione della BEI, però contiamo poi di riportare in consiglio questa nuova informativa perché attiviamo importanti investimenti. Cioè investimenti che, ora ho la tabella, sono ben 363 milioni di investimenti, quindi a oltre al miliardo 352 milioni di investimenti che vi ho detto prima e che vi ho elencato in qualche modo, ci sono ulteriori 363 milioni con questo programma di investimenti. Tenete conto che BEI finanzia il 50%, voi dite ma l'altro 50%? Bene, l'altro 50% noi l'avevamo già coperto, quindi la nostra programmazione finanziaria già prevedeva
la copertura e ha fatto da volano, quindi sono risorse in più che ci arrivano da Bay, quindi è un'operazione credo che sia stata veramente tempestiva a mettere in campo, perché ha intercettato anche le altre azioni che l'amministrazione ha posto in essere, vedi Polmetro, vedi PAC, FESR e quant'altro. Quindi insieme a queste due, il combinato disposto di queste due azioni porteranno ulteriori 363 milioni di investimenti in città. Particolare menzione, lo farò, mi scuserà forse l'assessore Episcopo, cioè la gestione del sito UNESCO, il grande progetto centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO, è stato ammesso a finanziamento per l'importo di 100 milioni nell'ambito del Por Campania, FES 2007-2016. Mi fermo su questa parte degli investimenti, perché penso di aver almeno rappresentato quella parte, quelle che sono investimenti, poi possiamo andare nel dettaglio, e nella relazione, io qua nell'abstract non ce l'ho, però voi nella relazione avete tutto l'elenco anche degli interventi che faranno le singole azioni. Un altro aspetto fondamentale è quella legata agli sviluppi e all'indebitamento, perché mentre noi stiamo ragionando sempre in ottica prospettica di risanamento dell'ente, perché non abbiamo mai smesso di guardare l'ente in un'ottica di risanamento, anche la gestione del debito e degli swap, che sapete bene che dal 2004 ha in pancia questa amministrazione, ce l'hanno un po' veramente ce l'hanno un po' tutte le amministrazioni, ce l'ha anche lo Stato, ve lo dico, perché anche lo Stato ha gli swap, quindi, però bisogna gestirlo, bisogna gestire il debito, bisogna gestire gli swap. Nell'ambito della strategia di gestione dell'indebitamento, questa amministrazione sta mettendo in atto, per ridurre l'incidenza del costo finanziario sul bilancio dell'ente, si sta procedendo allo studio di azioni volte alla chiusura degli swap e alla loro rinegoziazione. Io vi ricordo che è stato possibile chiudere uno swap con questa operazione che abbiamo fatto nel corso del 2016, è stato dato pieno seguito alla strategia di gestione attiva del debito comunale intrapresa negli ultimi anni attraverso azioni finalizzate alla eliminazione dei rischi finanziari, alla semplificazione delle operazioni e alla riduzione dell'impatto economico. Pensate che questa operazione ci ha portato risparmio, non tanto a noi, ma alle future generazioni, un risparmio di ben 50 milioni, cioè noi abbiamo chiuso con appena 18 milioni uno swap che il cui mark to market era pari a 74 milioni. Quindi un'operazione si è fatto vanto dello stesso istituto che dice avete fatto un'operazione brillantissima. E devo dire, l'interlocuzione che abbiamo fatto con il Tesoro, col Dipartimento del Tesoro, perché noi avevamo discusso col Tesoro per capire se noi che eravamo in Andy Brady stesso, potevamo fare le chiusure anticipate degli swap. Parlando con il dirigente, mi ha detto avete fatto un'operazione brillantissima, perché avete tolto veramente un peso enorme di debitamento a carico delle future generazioni. Oggi sono in attesa, oggi sono attesi fino alla scadenza, escludendo lo swap appena chiuso, pagamenti per ancora 172 milioni, quindi noi stiamo a 250 milioni di swap. Chiuso questo con 18 milioni siamo scesi a 172 milioni, quindi un'operazione ritengo molto utile. Troverete nella relazione, trovate le tabelle esplicative dei vari swap con i tassi medi di anni di interesse, quindi per avere un attimo anche contezza di quelle che sono le operazioni che stiamo mettendo in campo. C'è un'altra cosa, Cassa Depositi e Prestiti, ma questo non guarda in questo bilancio, ma guarderà un'azione amministrativa che faremo noi, ha dato la possibilità di fare una ulteriore negoziazione. Credo che noi andremo a perseguire questa strada della rinegoziazione, perché noi abbiamo mutui del 4%, quindi le faremo perché ci consentirà questo di abbattere gli oneri finanziari, liberare risorse e magari utilizzare queste risorse per ulteriori azioni di sostegno a servizi e a fabbisogni che via via in città sono sempre più sentiti. Quindi è un'operazione che contiamo di portare prima dell'assestato, quindi sappiamo che l'assestamento si farà a luglio, probabilmente sarà influenzata l'assestamento anche in operazioni di correzione degli equilibri attraverso operazioni positive, perché avremo una riduzione magari già nel 2017 di oneri finanziari che potremo invece allocare verso altri fabbisogni.
Per quanto riguarda invece l'indebitamento complessivo, lasciando quello che è l'indebitamento degli swap, c'è stata una forte riduzione in questo quinquennio. Noi siamo scesi di 200 milioni di indebitamento. Siamo passati dal 1 miliardo 606 milioni, siamo scesi a 1 miliardo 389 milioni. Quindi via via siamo, al di là di quella che è la questione swap, abbiamo anche migliorato l'esposizione debitoria dell'ente. Entriamo invece poi quello che è l'aspetto, quello più immediato di percezione di quello di un bilancio di previsione, che sono quelle che è la parte corrente delle entrate, quindi, la parte corrente del bilancio, quindi le entrate correnti e le spese correnti. Devo dire che il bilancio 2017 ha in previsioni di entrata più o meno le stesse previsioni di entrata dell'accertato e impegnato del 2016. Immaginate che nel 2016 sono stati impegnati, sono stati accertati, stiamo parlando di entrate, accertato 1 miliardo 3,41. Oggi in previsioni dell'anno 2017 siamo a 1 miliardo 3,61, quindi addirittura 20 milioni in più. Quindi noi stiamo avendo il taglio di trasferimento di 10 milioni, ma comunque abbiamo anche 20 milioni in più, quindi vuol dire che noi miglioriamo le entrate di 33 milioni, perché se mettiamo il 13 milioni in meno e ci mettiamo i 20 milioni in più, sono due operazioni che vanno ad aggiungersi e non a sottrarsi, e quindi automaticamente abbiamo un miglioramento delle entrate, miglioramento sia per quanto riguarda la parte tributaria, sia per quanto riguarda la parte delle entrate extratributarie. Anche le entrate in conto capitale, quelle che vi avevo detto, vi ho rappresentato come gli investimenti, sono maggiori rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso erano 259 milioni, quest'anno sono 581 milioni, e sono praticamente tutti quegli investimenti che noi vi ho rappresentato, che chiaramente hanno un orizzonte temporale triennale. Quindi se vediamo le entrate in conto capitale, che generano 1 miliardo e 6, dobbiamo guardare tutto il triennio, e vedete che per esempio nel 2017 ci sono entrate per 581 milioni, così ce ne sono 509 nel 2018 e poi 381 nel 2019. Quindi quel corposo programma di investimenti trova copertura attraverso queste operazioni. Però sottolineo, una volta c'erano le entrate da trasferimenti in conto capitale che lo Stato faceva, non a fondo proprio, entrate per migliorare, non esistono più, cioè sono stati eliminati completamente. Quindi dobbiamo anche su questo tema registrare un ulteriore allontanamento del governo verso gli enti locali. Io dico in genere degli enti locali, perché non è una questione solo di Napoli, perché credo che sia un problema di tutti i comuni. Per quanto riguarda le entrate comunali, avete le rappresentazioni. Credo che non sia molto utile oggi dire che l'IMU passa da 198 milioni a 199 milioni. Vi ripeto, io sulle entrate più o meno abbiamo le leve d'oste sono più o meno fissate, sono sempre le stesse. Quindi ecco la difficoltà poi a subire regole, tagli, che chiaramente mettono in grave difficoltà l'ente, l'amministrazione e l'esigenza di dare risposte su servizi indispensabili. Sulla lotta all'evasione, un piccolo inciso va fatto, perché insieme al miglioramento delle performance di riscossione, la lotta all'evasione oggi rappresenta la priorità dell'amministrazione comunale, necessaria sia al reperimento delle risorse sufficienti ad offrire ai cittadini servizi adeguati, sia al fine di raggiungere una maggiore equità fiscale e sociale, che potrà realizzarsi solo all'interno di un contesto sociale in cui ogni attore supporta il carico previsto. Se guardiamo l'attività di contrasto all'evasione, abbiamo un prospetto e vedete che man mano migliora. Dal 2015 57 milioni, passiamo al 2016 a 70 milioni, per poi arrivare a 75 milioni, fino ad arrivare al 2018 a 145 milioni e 181 milioni. Questa impennata ha un senso, ha una logica. Infatti, nel prossimo triennio le maggiori risorse umane e strumentali dovranno essere impiegate dall'amministrazione comunale per il raggiungimento di questi obiettivi. Solo attraverso l'implementazione di serie e corrette politiche in tal senso si potranno reperire le risorse necessarie a garantire ai cittadini servizi adeguati e politiche del welfare attive sul territorio. Già negli ultimi 2 anni si sono avuti, come dicevo, risultati che abbiamo mai avuto come lotta all'evasione.
L'obiettivo che ci si è dati è particolarmente ambizioso ma raggiungibile. Tutto questo anche grazie al nuovo software tributario che permette il perfetto incrocio con altre banche dati comunali come l'anagrafe, il catasto, le banche dati delle agenzie delle entrate. Aspettiamo anche la riforma del catasto, ma non è partita, perché nell'indagine che abbiamo fatto noi abbiamo le rendite catastali più basse e abbiamo delle anomalie. Quindi una leva nostra nelle nostre mani, che è quella del catasto, e quindi purtroppo non la possiamo utilizzare. Esistono ancora nel nostro catasto esistono accatastati beni di categoria A4, A5, ma anche al Vomero, chi conosce il Vomero. Sapete che A4 e A5 significa non avere il bagno in casa, significa avere il bagno sul ballatoio. Quindi un'attività, noi ci stiamo muovendo per fare un'attività di accertamento e di riqualificazione con l'Agenzia del Territorio, perché dobbiamo immaginare di, anche qui bisogna essere, fare un'attività di lotta all'evasione e di equità, perché poi paga chi invece non dovrebbe pagare, e invece ma perché oggettivamente non dovrebbe pagare, perché c'ha un andato catastale diverso e sbagliato. Per quanto riguarda la spesa, risulta fortemente, chiaramente risulta condizionata dal fondo credito di esigibilità, però siamo riusciti in buona parte a mantenere i livelli di efficienza dei servizi. Stiamo tentando ancora di qualificare e di efficientare la spesa e qualificarla sempre meglio, e meglio è stato fatto. Di particolare rilievo, basta uno fra tutti guardare il calo costante dei costi per fitti passivi, che conferma anche per il 2017 il forte trend decrescente avuto negli ultimi anni. Noi, per esempio, se guardiamo dal 2014 al 2017, noi avevamo 3.613.000 euro di fitti passivi nel 2014, oggi nel 2017 scendiamo a 2.676, cioè parliamo di 1 milione in meno, che su 3.600.000 sono quasi il 30% più o meno, credo di sì, un 30% circa in meno. Quindi vuol dire che è stato fatto un ottimo lavoro, perché attraverso questo è l'efficientamento che bisogna fare della spesa. All'interno delle spese guardate che c'è un capitolo che relativo alle manutenzioni straordinarie, che dà un altro segnale di dinamicità di questa amministrazione comunale, perché se guardiamo le manutenzioni straordinarie poste in essere nel 2016, che erano pari a 8.430.000, oggi saltiamo a 13.175. Sono sempre pochi, immagino, però ci sono 5 milioni in più, 4 milioni e 7 in più di risorse destinate alle manutenzioni. E quando parlo di manutenzioni straordinarie, parlo di manutenzioni straordinarie per le strade, per il verde, per gli immobili, per le scuole e anche per le aree mercatali. Quindi un lavoro di implementazione di risorse, sebbene con tutte le criticità che ha questo bilancio, siamo riusciti a portarlo in porto. Anche sul welfare con l'assessore Gaeta abbiamo fatto un lavoro, l'assessore Gaeta ha fatto un lavoro complicatissimo, perché con le premesse di un bilancio così stretto era difficile trovare le risorse anche per i servizi, quelli minimi del welfare. Invece credo che si sia fatto un buon lavoro, perché attraverso un'organizzazione e un finanziamento diretto e indiretto, noi se guardiamo, voi lo guardate, avete un prospetto all'interno della mia relazione, un prospetto dove tra finanziamenti con fonti finanziarie da bilancio o finanziamenti esterni, noi siamo saltati da 73 milioni a 82 milioni di spese. Quando parlo chiaramente del welfare, io parlo in senso lato del welfare, quindi abbiamo attivato più risorse rispetto all'anno scorso. Mi sono confrontato anche con l'assessore Gaeta. Credo che noi abbiamo, anche attraverso una riorganizzazione dei nostri servizi e anche della nostra organizzazione in senso lato, di poter anche assicurare quelli che sono i servizi legati, perché qualcuno ha messo in evidenza che forse non saremo in grado di poter dare risposta all'assistenza scolastica, l'assistenza materiale, quella che va dai bambini fino alle superiori, poi correggimi assessore, alle medie anzi. Quindi noi come ci siamo anche confrontati, quindi
con l'assessore Gaeta, ritengo di poter dire, di poter garantire quest'Aula, questo Consiglio, che noi riusciremo a dare anche una copertura a questo servizio di assistenza scolastica materiale, così chiamata materiale, scusatevi, io non ho scolastica, esatto. Quindi questo è un aspetto che ci tenevo a fare un punto, un focus solamente su questo, perché mi sembrava di capire che c'era qualche preoccupazione. Invece no, noi andiamo in questa direzione e abbiamo anche idea, almeno io sono un ottimista per natura, ma poi i fatti non mi hanno mai smentito, che prima di luglio noi riusciremo a fare un'altra manovra, perché avremo la possibilità di, attraverso, vi ripeto, abbiamo questa questione della rinegoziazione dei mutui che stiamo portando avanti, ci sono altri accertamenti di entrate su cui ci stiamo lavorando. Ho contezza, ho motivo di pensare di poter fare ulteriore manovra al di là di quelle che sono le esigenze dell'assistenza scolastica materiale, ma proprio esigenze al welfare, non solo al welfare, ma anche a tematiche ambientali come può essere il verde, per poter entrare meglio e di più su temi che sono chiaramente nella sensibilità e nelle corde di questo Consiglio Comunale. Quindi questi sono aspetti su cui mi volevo soffermare. Una parentesi anche sulle municipalità, perché ho sentito tanto dire male sulla allocazione delle risorse alle municipalità. Io francamente, tutto questo male non ritengo ci sia, perché io ho guardato quelle che sono state le risorse, sempre pochissime, dell'anno scorso. Noi quest'anno abbiamo messo risorse in più rispetto alle municipalità, rispetto a quello che hanno chiesto le municipalità. E poi abbiamo fuori bilancio alle municipalità dato, assicurato, ulteriori risorse per 1,5 milioni. Io mi sono impegnato con loro, li ho incontrati. Parliamo di 150.000 euro a municipalità, non è una cifra enorme, però sono risorse bassissime, però sono 150.000 euro in più ai 150.000 che già hanno all'interno del loro bilancio, più le manutenzioni, hanno più soldi forse del centro. Attraverso l'impegno, e questo lo potranno fare sempre, però devono fare progettazione coerente, concreta e realizzabile, altrimenti verranno disattese e anche vanificate questi sforzi che noi andiamo a fare. Quindi un'attività che noi vogliamo portare avanti con le municipalità, perché sentiamo che se noi diciamo che c'è la prossimità, quindi la questione della prossimità, altrettanto dicasi averlo questo tema, averlo anche le municipalità. Un altro piccolo punto su cui mi volevo soffermare è sulle questioni delle società partecipate e dei servizi pubblici locali. Voi avete visto, abbiamo fatto questo innanzitutto piano di salvataggio, di rilancio, di risanamento di ANM. Io mi sono soffermato prima con alcune televisioni, anche con qualche giornalista, perché si è molto discusso sulla questione dell'allocazione delle risorse, prima che mi viene detto dall'aula, ve lo dico che se noi abbiamo fatto una delibera, la 132, che ora non ricordo il numero dato dal Consiglio Comunale, ma comunque quella delibera di rilancio di ANM sarebbe poi singolare se da un lato facciamo la delibera di ripiano, di risanamento, di ricapitalizzazione con tutti i rischi che comporta questo atto, e poi disattenderlo immediatamente perché abbiamo deciso che non va bene. Quindi sarebbe quantomeno schizofrenico da parte dell'amministrazione. Noi abbiamo, e lo dirò forse più avanti, però vado a braccio perché non voglio seguire tutto il. Noi abbiamo deciso di cambiare completamente, di stravolgere completamente quello che è il concetto dell'organizzazione delle nostre partecipate. Veramente, noi ci abbiamo provato già nel 2013, quando nel 2012 abbiamo costruito la Napoli Holding. Pensate che stesso la Corte dei Conti sta dicendo in varie occasioni, in diversi documenti, che bene fanno le amministrazioni comunali che hanno organismi partecipati a dotarsi di una holding. Perché questo porta a una razionalizzazione del sistema delle partecipate, una economia di scala, un accorpamento di funzioni e quant'altro. Quindi noi avevamo visto giusto nel fare la holding.
con la questione di A&M, ritorno alla questione di A&M, perché? Perché la holding deve fare la holding, cioè holding mista, nemmeno pura, nel senso che deve essere holding pura per quanto riguarda le operazioni, perché deve avere anche funzioni finanziarie, perché una holding, sapete bene, ha anche funzioni finanziarie. E deve essere mista perché all'interno della holding abbiamo già immaginato da diverso tempo l'agenzia della mobilità. Stiamo immaginando, dopo aver approvato, se ce lo consentirà il Consiglio Comunale, il bilancio, di partire con la realizzazione dell'area riscossione, riscossione riduttiva, però chiamiamola così, area riscossione all'interno della holding, e in più c'è la questione delle funzioni di staff che vengono chiaramente portate dalle partecipate che vanno in pancia, le altre due partecipate che vanno conferite alla holding, che sono a Siena, a voi servizi, le funzioni di staff, centro elaborazione di date, centro unico per gli acquisti, contenzioso, shortlist per le consulenze, tutto questo, innanzitutto al vaglio dell'amministrazione comunale, sarà tutto all'interno della holding, quindi con economia e anche con le migliori compliance, e quindi utilizzando, come dicono i bravi, le best practices in questo momento presenti nelle nostre partecipate, andando a mutuare all'interno della holding quelle che sono le migliori pratiche in questo momento presenti nei nostri partecipati. Chi fa meglio e chi è organizzata meglio per fare le paghe, per esempio, la Napoli Servizi, bene, che portasse il suo know-how all'interno della holding, perché attraverso questo ragionamento noi riusciamo a fare che cosa? A scoprire quella funzione e quel servizio invece che con 85 persone, ma con 20 persone. Quindi miglioriamo l'incidenza di un costo che è quello legato a un servizio. La stessa cosa dicasi per il centro unico per gli acquisti. Chi compra meglio il carburante? La SIA. Chi compra meglio? La NM. Deve essere messo a sistema questo miglioramento di risultato, perché magari abbiamo che il carburante che compra la SIA costa molto di più di quello di A&M, o viceversa. Questa operazione di interrelazione attraverso questo sistema ci consentirà di portare un vantaggio in termini chiaramente di risparmio di costi delle nostre partecipate. E la stessa cosa anche per la questione della funzione finanziaria. Perché aver sempre parlato di corrispettivo per A&M, noi abbiamo sempre usato un termine improprio, perché non può esserci corrispettivo se non c'è un rapporto di committenza. Perché il rapporto di committenza è con l'ente regione. Noi dobbiamo ricordarci che il datore di lavoro di A&M non è il Comune di Napoli, ma è la regione, perché è la committente. Però non sappiamo perché, non sappiamo per come, il Fondo Unico dei Trasporti, che poi viene ripartito tra le varie regioni, non dà il giusto ristoro di quelle risorse in grado da poter garantire i cosiddetti servizi minimi. Confrontandomi con chi di competenza, sicuramente con il professor Calabrese, mi dice che con quelle risorse il treno passerebbe ogni 45 minuti. Allora io immagino che 8 minuti la gente incomincia già a infastidirsi, immaginarsi ad arrivare a 45 minuti. Allora cosa fa il comune? Impropriamente l'ha sempre chiamato corrispettivo, perché non è un corrispettivo, perché non c'è un rapporto di committenza, ma ha dato un contributo per migliorare l'efficientamento, per migliorare il servizio, per portarlo almeno agli 8 minuti, non so quanto mi pare, 7-8 minuti, ma non, 6 minuti? 8, ho detto bene, perfetto. 8 minuti per portare 8 minuti il ora, poiché è un contributo e non è una prestazione, ha una logica differente. Quindi noi dobbiamo ricordarci innanzitutto che stiamo parlando di due entità completamente diverse in termini di profili giuridici e fiscali, perché A&M è un SPA e segue il diritto societario privato e le regole contabili della quarta direttiva CE, non solo, e le norme fiscali delle società per azioni. L'ente ha i suoi regolamenti e le sue norme contabili. Quindi l'aver messo, così come qualcuno ha lanciato l'allarme, solo 257.000 euro sulla 2017, non significa non aver dotato A&M dei 54 milioni che sono previsti in quella delibera che io ho già richiamato, i 54 milioni, perché se andate a vedere
Innanzitutto il principio contabile OIC 12, che per le società per azioni prevede che mettono in loro contabilità, nel loro conto economico, il contributo, quindi parliamo di questo contributo, nell'anno in cui si ha certezza di questo, di questa, si ha certezza di questo riconoscimento, ancorché la riscossione di questo avverrà in un anno successivo, è di competenza di quell'esercizio mettere in bilancio della società quel contributo. Quindi, mentre le regole contabili no, no, con un confronto chiaramente con il dottor Grimaldi, perché c'è stato con lui il forte confronto su questo tema, noi possiamo dare contezza e certezza di questo contributo, ma imputarlo in un anno diverso, perché noi facciamo un ragionamento in un'ottica di approvazione del bilancio della partecipata. La partecipata va a approvare il bilancio entro il 30 aprile, statutariamente, del 30 aprile dell'anno successivo. Quindi, se noi statutariamente, se noi facciamo un atto entro il 30 aprile, automaticamente entra nella contabilità nostra del 2018, ma per i principi contabili che ho enunciato prima, va nella contabilità 2017 di Enel. Quindi il problema non si pone. Quindi questo è un aspetto, andava un attimo fatto questo passaggio. Sulla holding, qui vorrei un attimo fermarmi sulla holding, perché noi abbiamo fatto già da tempo, abbiamo fatto un piano industriale della holding. Io l'ho consegnato nelle mani del sindaco, non, poi è sopraggiunto chiaramente la scadenza elettorale, poi c'è stato l'insediamento di nuovo consiglio, quindi ci sono state diverse cose che hanno rallentato questo percorso. Noi dobbiamo andare sulla riscossione, sull'ente di riscossione, e chiamarlo riscossione, ente di riscossione, è riduttivo, perché noi non andiamo a fare accertamento, perché non sottraiamo le competenze dei nostri uffici, perché quello l'accertamento è di competenza degli uffici comunali, ma noi andiamo a fare un'attività di service, di servizio innanzitutto alla cittadinanza. Perché noi abbiamo in qualche modo immaginato che non è pensabile ancora oggi 1 milione di persone catapultate e concentrate tutte a Corso Arnaldo Lucci. A Corso Arnaldo Lucci ci deve essere il back office, ci deve essere la parte di lavorazione, l'intelligence, quello che deve generare la lotta all'evasione, l'accertamento, tutto questo, ma non deve esserci sportello, o magari ci sarà pure uno sportello, ma è residuale. Quindi, innanzitutto attivazione, proprio per la questione della prossimità, attivazione degli sportelli presso le municipalità, dove noi andremo a dare le risorse umane e le dotazioni informatiche capaci di portare avanti questo tipo di ragionamento. Quindi magari gradualmente con ogni singola municipalità si apre questo dibattito, e vi dico che io ho già parlato con loro, sono contentissime di fare anche questo servizio, perché chiaramente andiamo a dare un servizio alla collettività. Immaginate un anziano che dal Vomero o da Bagnol, da Fuorigrotta, deve andare a Corso Arnaldo Lucci. Invece dare la possibilità per ogni singola municipalità di poter accogliere con tutte le strumentazioni, le conoscenze, la possibilità è di dare risposte alla collettività, alla comunità di quel territorio. Quindi questo è il primo aspetto. Poi un altro incontro io l'ho fatto con i sindacati. Ho detto anche loro: sarete coinvolti in questa operazione, perché voi avete i CAF. Abbiamo la possibilità anche con i sindacati di aprire questo ragionamento, cioè il ragionamento di utilizzare, fanno tante cose i CAF per i cittadini, possono dare anche informazioni. Dare la possibilità alla holding immediatamente di partire con il piano industriale, che ha già il cronoprogramma e c'ha anche il piano degli investimenti. Secondo me facciamo una cosa buona. Abbiamo già preparato il progetto PON Governance per la dotazione, per il finanziamento degli investimenti, perché abbiamo necessità chiaramente di fare investimenti informatici. Abbiamo la possibilità, attraverso il PON Governance, di farci finanziare anche questa operazione. Quindi la Napoli Holding va verso questo tipo di attività. Qualcosa posso dire anche sulle politiche del personale, non so se posso anche dire qualcosa, perché in conseguenza dell'attivazione delle procedure di riequilibrio sappiamo che c'è stato chiaramente un abbattimento, diciamo, rallentamento delle politiche assunzionali, sebbene l'esodo sia sempre progressivo del personale.
Se noi guardiamo per esempio una tabella che è all'interno della mia relazione, vedete che noi siamo passati dal 2013 da 10.294, un organico di 10.294 a 8.089 persone. E pensate che tutte le figure apicali, le principali uscite sono le figure apicali, i tecnici all'interno della nostra macchina amministrativa. Tale dato quindi mostra che negli anni a venire tale dato, mostra come negli anni a venire il flusso delle cessazioni continuerà a registrare numeri importanti, ma nel contempo mostra anche quale sia il fabbisogno del personale dipendente a tempo indeterminato dell'ente. Di conseguenza, negli anni a venire è indispensabile, pur nel quadro delle limitazioni della spesa del personale imposte chiaramente dalla normativa nazionale, pur nel rispetto degli obiettivi di risanamento del bilancio comunale, reinvestire in un piano assunzionale, perché noi dobbiamo necessariamente investire nelle assunzioni di nuovo personale. Bisogna andare avanti, bisogna avere nuovi giovani nei posti dove in questo momento c'è carenza di tecnici, c'è carenza di personale qualificato. Già nel 2017 parte questo piano assunzionale. Sono poche cose, parliamo di un collaboratore amministrativo, 28 assunzioni nelle graduatorie dei pubblici concorsi già espletate nei progetti. Poi 41 posti di agenti di polizia municipale e via via si andrà allo scorrimento delle graduatorie. Quindi abbiamo anche un corposo e importante piano assunzionale da qui al 2019, perché c'è necessità oggi di rinnovare e di implementare la pianta organica di questo ente. Io devo dire, nel corso del primo mandato l'amministrazione ha individuato la propria attività realizzando azioni incisive, adottando conseguenziali atti di gestione che hanno tracciato la strada su cui far proseguire l'attività amministrativa nel corso del secondo mandato, con la consapevolezza che lo sviluppo della città si fonda sulla stretta connessione tra cultura e turismo, tra protagonismo territoriale e valorizzazione delle risorse artistiche e dei beni culturali che rendono Napoli un luogo unico al mondo. Si intensificherà, infatti io leggo impropriamente quelli che sono quindi le linee strategiche di quelli che sono i diversi servizi e dei vari assessori che hanno tracciato il documento unico di programmazione, però è utile all'interno della relazione leggerle perché così sappiamo perché io inizialmente ho detto si fanno anche azioni al di là del bilancio, perché guardando e leggendo bene le schede del DUP, di quelle che sono le azioni strategiche poste in essere sulla cultura, sul turismo, sul sistema dei grandi eventi, che costituisce una significativa leva di sviluppo del territorio in ambito nazionale e internazionale, nonché di ausilio e di incentivo del settore dell'imprenditoria turistica. Quindi si continuerà pertanto a puntare sullo sviluppo del turismo che dovrà essere necessariamente sostenibile, nonché al rafforzamento dei sistemi di accoglienza e informazione turistica. Io non vorrei entrare ancora più nella questione di tutti gli atti dei vari assessorati, appunto. C'è un altro tema fondamentale, è un po' quello che dicevo sempre, quindi l'adagio che io sto cercando di portare avanti, che noi facciamo attività anche senza le risorse, quindi non vedono, diciamo, luce all'interno del bilancio, perché non, però ci sono chiaramente. L'amministrazione considera prioritarie le attività sportive di preminente interesse pubblico, perché formative per adolescenti e preadolescenti. Quante iniziative facciamo in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche sul territorio? Ma non generano risorse, non generano spese per noi, però generano un movimento, una cultura sportiva, una cultura che ci porta verso chiaramente a una vita sana, con principi sani e anche con un, lo dico da uno che è runner, quindi la competitività giusta per poter affrontare le sfide dei giovani che devono avere oggi e sempre più domani. Al fine di organizzare e realizzare progetti e sviluppare iniziative che possono andare a vantaggio dei singoli e del tessuto sociale, soprattutto quello più disagiato, l'amministrazione intende garantire un'innovativa visione delle politiche di sostegno e di realizzazione della pratica sportiva, oltre che degli eventi e manifestazioni sportive, con un improrogabile e indispensabile piano di sviluppo dell'impiantistica sportiva, che preveda l'utilizzazione di strumenti capaci di fornire utili informazioni circa la consistenza di tutto il patrimonio di edilizia sportiva comunale, con dati utili a quanti praticano attività sportiva, interessati a valutare le opportunità offerte dall'amministrazione comunale.
Quindi l'amministrazione ha l'obiettivo di sostenere questa libera pratica sportiva, perché è quella che è linfa per i nostri giovani. Noi abbiamo questo petrolio importante che sono i giovani, su di loro noi dobbiamo puntare, e dare risposte sulle attività sportive è una di quelle linfe che servono a una crescita, secondo me, dei nostri giovani. Inoltre, al fine di organizzare e realizzare progetti e sviluppare iniziative che possono andare a vantaggio dei singoli del tessuto sociale, soprattutto quello più disagiato, si intende valorizzare il mondo dell'associazionismo sportivo e non, al quale sono richieste competenze educative e relazionali in grado di promuovere iniziative e progetti capaci di arginare quei fattori che ostacolano il progresso sociale della comunità cittadina. Rivedere modalità e criteri di utilizzo e gestione dei nostri impianti sportivi, anche mediante l'aggiornamento dei relativi regolamenti, perché qualcosa va fatto, i regolamenti sono obsoleti, qualcosa deve essere fatto anche sui regolamenti per dare una migliore fruibilità dei nostri impianti. Napoli, quale città europea e del mondo, fa propri gli intenti della Carta europea e delle autonomie locali e opera per la sua attuazione nell'ambito delle finalità e dei valori, consolida e sviluppa il ruolo di Napoli città d'Europa e del Mediterraneo. Io concludo dicendo che innanzitutto l'economia italiana, perché questo è un aspetto che credo sia fondamentale, per me l'economia italiana per partire non può ripartire se prescinde da Napoli, perché non è Napoli la terza città d'Italia solo, ma è la capitale del Mediterraneo. Noi abbiamo generato nel corso degli anni due poli industriali e un polo di consumo. Abbiamo generato un polo industriale a nord-est e uno a nord-ovest, è un polo di consumo che va dalla cinta da Roma in giù. Io credo che un polo a Napoli, città del Mediterraneo, si debba creare attraverso quello che hanno fatto anche altri stati. Io mi sono andato a guardare quelle che sono le economic zone, cioè le zone a vantaggio fiscale, ma non quelle che abbiamo in qualche modo scimmiottato con regolamenti, le zone franche, 2000 lire messe sul conto, chi se li prende, che poi non servono a nulla, ma quello che ha fatto l'India, quello che ha fatto la Cina, quello che ha fatto il Brasile, per certi versi in alcune aree, l'Irlanda. Sono state fatte delle operazioni interessanti, ma per un determinato periodo, non necessariamente deve essere data una fiscalità di vantaggio per tutto il periodo della vita a tempo indeterminato, ma per un bel periodo la possibilità di avere una fiscalità di vantaggio significa rilanciare l'economia, sì, perché solo attraverso il rilancio dell'economia, a mio avviso, si può avere il benessere di una collettività quale quella napoletana, che la merita tutta. Io mi fermo e vi ringrazio.